Ciao a tutti, mi sono segnato alcune notizie e fatti, tra l'altro avvenuti nelle ultime 48 ore, notizie e fatti rilevanti che i principali telegiornali italiani, in particolare quelli della televisione pubblica, salvo rarissimissime eccezioni, evitano accuratamente di riportare. Notizie che evitano accuratamente di dare, perché dare determinate notizie, riportare determinati fatti, distruggerebbe all'istante la propaganda che i principali telegiornali italiani tentano di veicolare, tra l'altro con risultati sempre più scarsi, ovvero la narrazione relativa a Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente, dunque ha diritto a difendersi, si stanno difendendo, l'obiettivo è sconfiggere Hamas e tutte queste fake news. Per me, riportare determinati fatti o dare determinate notizie sarebbe come mostrare le immagini che ogni giorno pubblica la pagina Instagram Ion Palestine, ti suggerisco di seguirla se avete stomaci forti, perché mostra la realtà di Gaza ogni giorno e anche della Cisgiordania, ovvero i territori occupati. È sconvolgente, è oltre l'orrore, è l'apocalisse quel che sta avvenendo. Partiamo da queste immagini, mi sono stampato, perché poi io vedo i bambini, oltre 13.000 morti soltanto a Gaza, e io penso sempre ai miei figli, sempre, ma penso come tantissimi di voi. Comunque, questa è la bimba. Sarebbe bello vedere tutte le edizioni, no, dei telegiornali italiani aprire con questa immagine. Che questa è una bimba libanese che è stata uccisa da un raid israeliano ieri. Si chiamava Amal al-Dur, 6 anni. No, perché il tema della democrazia, Israele è un paese democratico, dunque come, cioè, lo utilizzano quasi per dare tutta una serie di giustificazioni. Ma loro sono una democrazia. Che è un giochetto già vecchio, no? Cioè dovrebbe avere ancora più doveri. Vi faccio un esempio: io spesso mi sono occupato della guerra in Libia, anche grazie alle rivelazioni fatte da Assange e Wikileaks, quando Assange pubblicò una serie di mail di Hillary Clinton che ci hanno fatto capire un sacco di questioni relative alla guerra in Libia. E anche quando in TV, no, accuso politicamente gli esponenti del centrodestra, del centrosinistra, perché tutti sostennero quell'ignobile guerra, appunto di ipocrisia di aver colpito l'interesse nazionale, sapete come mi rispondono gli esponenti del centrodestra? Ah, ma Berlusconi non voleva fu Napolitano. Tra l'altro è vero che Berlusconi non era convinto che Napolitano spinse per la guerra, ma per me questo rende ancora più grave la posizione di Berlusconi, che sapeva che quella guerra in Libia si sarebbe trasformata in un autoattacco, in un suicidio, perché proprio andava contro gli interessi nazionali, eppure l'ha avallata per pavidità. Non so se l'abbiano ricattato politicamente, io questo non lo so. Cioè, questo rende ancora più grave la posizione di Berlusconi. La stessa cosa avviene con Israele. Il fatto che in Israele si voti rende ancora più grave la posizione e quello che stanno compiendo, appunto, un tentativo di genocidio di pulizia etnica. Dunque, viene utilizzato appunto il fatto, il tema democrazia come in chiave giustificatoria in un certo senso, ma loro sono una democrazia, cioè se le guerre di invasione le fanno le autocrazie o cosiddette tali, sono guerre di invasione, se le fanno le democrazie, gli Stati Uniti d'America sono il paese che ha ucciso il numero maggiore di civili in tutto il mondo dalla dopoguerra in poi, però loro sono una democrazia e lì si vota. Ma che ragionamento è? Tra l'altro, dovremmo aprire, non lo so, discussioni su discussioni sul tema democrazia, sul tema voto, sulla possibilità che abbiamo veramente di incidere votando o meno, ma questo è un altro discorso. Comunque, tornando all'unica e grande democrazia medio orientale, io vorrei soltanto segnalarvi che Israele nelle ultime 48 ore ha bombardato Gaza come ogni giorno, uccidendo 67 civili, attaccato il campo profughi di Jenin in Cisgiordania, dove non dovrebbero stare, nelle terre palestinesi, uccidendo 3 civili. Ha bombardato Damasco, un quartiere residenziale. La scusa, appunto, è bombardo per colpire dei miliziani in filo Hezbollah. Ma è accettabile? Cioè, si può accettare? Siccome è democrazia, diciamo, può avere il permesso dalla comunità internazionale di bombardare un paese sovrano, di andare a bombardare così, ogni giorno. E poi in Libano, appunto, nel sud del Libano, ha attaccato, ha bombardato, è stata uccisa anche una donna e una bimba, appunto, Amal al-Dur, ve l'ho fatta vedere, 6 anni, come mio figlio. Dunque Israele uccide bambini in Libano, uccide bambini
in Cisgiordania, pensate che dal 7 ottobre in avanti sono stati uccisi 100 bambini nei territori occupati, quindi non a Gaza, e fa strage di innocenti, di bambini a Gaza, oltre 13.000 bambini assassinati. E poi ce ne sono tantissimi dispersi, sono sotto le macerie, l'avete vista, no? Gaza è tutto distrutto, è come se avessero buttato una bomba atomica, questa è la realtà. Questa è la grande democrazia. Vi segnalo che dal 7 ottobre fino a ieri, Israele in Libano, nel sud del Libano, ha ucciso 40 civili, tra i quali 7 bambini, nel sud del Libano. I civili assassinati da Israele invece in Cisgiordania dal 7 ottobre in poi sono stati 500, tra i quali vi dicevo poc'anzi 100 bambini. In tutto ciò, gli Stati Uniti d'America hanno posto per la seconda o terza volta il veto all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Consiglio di Sicurezza è quell'organo, appunto, dell'ONU che si occupa, che ha la responsabilità della sicurezza internazionale. E le decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sono vincolanti, a differenza delle decisioni dell'Assemblea Generale, no? Quando l'Assemblea Generale, come se fosse un Parlamento di tutte le nazioni, appunto delle Nazioni Unite, vota una risoluzione, quella risoluzione di fatto non è vincolante. Vennero proprio disegnate in questo modo le Nazioni Unite, no? Quando possono decidere tutti, quindi una decisione più democratica possibile, non è vincolante, mentre quando c'è comunque un gruppo ristretto, il Consiglio di sicurezza dell'ONU credo che abbia 15 membri più 5 membri permanenti, posso sbagliarmi. I 5 membri permanenti sono i paesi teoricamente usciti vittoriosi dalla Seconda Guerra Mondiale, ovvero Gran Bretagna, Russia, oggi Prima Unione Sovietica, Cina, Stati Uniti d'America e Francia. Anche la Francia si è inserita tra i membri permanenti, anche se di fatto non è che l'abbia proprio vinta la Seconda Guerra Mondiale. L'hanno vinta altri al posto dei francesi. Ad ogni modo, questi cinque paesi hanno il diritto di veto. Dunque, se tutti gli altri membri del Consiglio di sicurezza dell'ONU esprimono un voto, credo 10 membri non permanenti e 5 permanenti, vabbè, comunque verificate questi numeri. Questi cinque paesi possono porre il veto cancellando di fatto la risoluzione che viene messa in votazione all'interno del Consiglio di sicurezza dell'ONU. È una roba vergognosa a distanza di decenni e decenni, tra l'altro, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma di fatto è un potere enorme ancora in mano a queste cinque nazioni. Una roba che già vi fa capire il livello scarso di democrazia all'interno delle Nazioni Unite. Ad ogni modo, per la seconda o terza volta gli Stati Uniti d'America hanno cancellato, ponendo appunto il veto, una risoluzione presentata dall'Algeria, un paese tra l'altro partner dell'Italia, per quanto riguarda l'energia. Ricorderete Draghi quando si vantava anni fa di aver sottoscritto accordi su accordi con l'Algeria, tra l'altro con l'Algeria, con i soldi che gli diamo noi per quanto riguarda la vendita del gas, acquista armi in Russia, ma questa fa parte di tutta una serie di contraddizioni e questioni che non vengono affrontate o notizie che non vengono riportate. La risoluzione dell'Algeria chiedeva appunto il cessate il fuoco, gli Stati Uniti sono opposti, hanno posto il veto, dichiarando non è tempo di una tregua permanente. Cioè, le ho detti da Floris l'altro giorno questi numeri. Israele in poco più di 4 mesi ha ucciso o ferito 106.000 persone a Gaza, ovvero il 4,85% dell'intera popolazione di Gaza. Il 4,85% in poco più di 4 mesi. E non è tempo per gli americani di una tregua permanente. Abu Mazen, che per me politicamente ha perso molta credibilità negli ultimi anni, comunque ha dichiarato Stati Uniti complici del genocidio. Questo sta avvenendo, ma vi dicevo che la questione dei coloni, delle violenze, coloni illegali, che sono poi messianici, fanatici, il fanatismo religioso, sono fondamentalisti ebraici, gente che pensa che essendo il popolo eletto, si sente il popolo eletto, ha possibilità di fare quello che vuole, appunto, in terra di Israele, la grande Israele che vorrebbero ricostruire. Questo è il meccanismo mentale folle e pericolosissimo, perché appunto è fanatismo vero e proprio. Non esiste soltanto il fanatismo e il fondamentalismo islamico, esiste il fanatismo e il fondamentalismo ebraico. E, vi dicevo, continuano le violenze sconvolgenti e le provocazioni sconvolgenti, cioè quello che fa Israele, soprattutto in Cisgiordania, è provocare la popolazione palestinese per spingerla a reagire, per poterla poi massacrare e uccidere. Cioè fanno di tutto per spingere i cittadini palestinesi ad una reazione, spesso una reazione, come dire, umanamente comprensibile, per poi appunto assassinare in particolare i giovani, e poi l'obiettivo è soprattutto colpire le giovani generazioni. Vi faccio un esempio, l'ha riportato The Post Internazionale, riprendendo una notizia di Al Jazeera.
nella città di Tubas, che si trova tra Nablus e Jenin, un bulldozer militare di notte ha buttato giù un monumento che ricordava i caduti palestinesi, a casa dei palestinesi. Ma come se, non lo so, cioè, a casa nostra, nella nostra città, che abbiamo la nostra memoria storica, la nostra memoria collettiva, a Roma venissero dei soldati stranieri ad occupare appunto Roma, non soltanto occupare la nostra città o un'altra città dell'Italia, ma a buttare giù magari un monumento che ricorda le nostre vittime durante la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, durante il Risorgimento, non so, qualcosa che fa parte della nostra storia, buttarlo giù. La distruzione tentativo di distruggere la memoria di un popolo, di distruggere la cultura di un popolo per provocare. Perché l'idea di fondo che hanno oggi molti sionisti estremisti è il popolo palestinese non esiste, è un'invenzione, questa è tutta terra nostra. Per questo poi Netanyahu dice non ci sarà mai uno Stato palestinese. Questo è il concetto. Cioè, mettetevi nei panni di un cittadino palestinese che sente queste dichiarazioni, viene massacrato, che non ha nessuna speranza politica perché i politici israeliani dicono adesso aumenteremo l'occupazione, aumenteremo la repressione. Ti uccidono e ti dicono non ci sarà mai uno Stato palestinese. Che cosa fareste voi? E i bulldozer di notte distruggono il monumento che ricorda addirittura mio figlio, mia figlia, mio nipote assassinato, morto durante la prima, la seconda intifada e compagnia cantante. Cosa fareste? Cioè, la distruzione addirittura dei luoghi che ricordano, anche, tra l'altro anche distrutto cimiteri, è un'attività terroristica, nazista, cioè queste robe le facevano i nazisti, punto. Poi si offende, no, Netanyahu quando vengono a ricordare determinate cose e utilizza, come appunto quando ha criticato Lula per una serie di dichiarazioni, l'uso strumentale dell'antisemitismo. Tutti coloro che sostengono, alle volte giustamente, che alcune azioni che stanno facendo i coloni israeliani in Cisgiordania o i soldati israeliani a Gaza sono azioni che vennero commesse anche dai nazisti, violenze inaudite, diventano antisemiti. Questa è la logica, l'uso strumentale dell'antisemitismo, che è veramente violento sia nei confronti di chi lo subisce, ma se ci pensate è proprio una profanazione intellettuale delle vittime dell'Olocausto, delle vittime dell'antisemitismo. L'uso strumentale è proprio qualcosa di particolarmente violento. Perché vi dicevo che la logica è quella della distruzione del popolo palestinese? Perché lo dicono loro. Vi leggo questa dichiarazione di Orit Malka Stroh, magari ho sbagliato la pronuncia, politica israeliana, dal dicembre 2022, ministro delle missioni nazionali del governo Netanyahu e membro della Knesset, il Parlamento israeliano, per il partito sionista religioso. Non ci sarà mai uno Stato palestinese, ha dichiarato ieri, se non sbaglio, un ministro appunto della democrazia israeliana, non ci sarà mai uno Stato palestinese in terra di Israele, perché non esiste un popolo palestinese. Cioè, questo lo dicono i ministri. Io credo che il genocidio, lo diceva Francesca Albanese, no, inviata speciale per i territori occupati, per Gaza, per Gerusalemme Est, per conto delle Nazioni Unite, una splendida giurista italiana. Sosteneva e ricordava che il genocidio è un processo, non si realizza in un giorno. È un processo che ha bisogno anche di una spinta, in certo senso, intellettuale, dei pensieri, e si può realizzare soltanto attraverso la disumanizzazione dell'altro, attraverso addirittura la distruzione intellettuale relativa all'altro, cioè pensare che l'altro non esista. Questo è il concetto. E un ministro israeliano dice non esiste un popolo palestinese, quindi se non esiste stanno ammazzando chi? Moscerini, animali, tanto uccidono anche gli animali, no? Cecchini israeliani uccidono per divertirsi pecore, cavalli, vacche, lo fanno cani, gatti, lo fanno proprio come un gioco, ci sono video su video. Cioè se il popolo palestinese non esiste, appunto, non stanno facendo alcuna strage, stanno soltanto liberandovi qualche animale, la terra di Israele, il grande Israele. Questa è la mentalità che tra l'altro stanno inculcando ai giovani, ai bambini israeliani, nelle scuole, fanno delle cose tremende, tremende. Stanno inculcando ai giovani questa mentalità. I palestinesi non esistono, quella è casa tua da sempre perché così vuole Dio. Dunque te la stai soltanto riprendendo, sono loro gli usurpatori, quindi possono anche morire. Questa è la mentalità.
è tremenda, soprattutto quando viene inculcata ai bambini, perché i bambini crescono con questo odio enorme nei confronti dei palestinesi, che è paradossale, eh? I palestinesi hanno un odio minore rispetto all'odio che hanno appunto gli israeliani rispetto, molti israeliani rispetto appunto al popolo palestinese. Ultima notizia, sì, che ci tenevo. Ah, no, quest'altra e poi questa qua. Mi sono anche segnato questo, lo sono pubblicato fanpage. Eccolo qua. Pensate anche a questa notizia, no? Se fosse data dai principali telegiornali: stupri, esecuzioni e violenze contro donne e bambine palestinesi a Gaza. L'allarme degli esperti dell'ONU. L'ha pubblicato fanpage. Stupri, esecuzioni e violenze contro donne e bambini palestinesi a Gaza. Pensate che non ci siano stupri alle donne palestinesi? O violenze? Pensate di no? Pensate che una guerra così. Le vedete le immagini? Pensate che davvero, come ha dichiarato Netanyahu, che l'esercito israeliano è l'esercito più etico e morale del mondo? Ultima notizia che vi volevo riportare, l'ha pubblicata il Fatto Quotidiano, non so se altri siti, riprende un'inchiesta realizzata dal Wall Street Journal, un importante giornale americano. Sentite bene, la guerra in Ucraina fa ricchi gli Stati Uniti. Io questa roba io la dico dal primo giorno, anche perché ho lavorato per un capitolo di un mio vecchio libro contro, su un capitolo che si intitolava Vaccini e missili. Ho lavorato, insomma, ho analizzato il tema fondi di investimento, banche d'affari, industria bellica americana. Il 64% dei soldi stanziati da Washington torna all'industria della difesa americana. Cioè, Assange, tra l'altro domani starò, c'è ancora qualche biglietto disponibile ad Alessandria, al Teatro Alessandrino, con il mio monologo sul caso Assange, su tutta un'altra serie di questioni, appunto, che WikiLeaks e Assange ci hanno permesso di conoscere, che secondo me vanno collegate con il presente. Quindi sarò domani, venerdì 23, al Teatro Alessandrino di Alessandria con questo monologo che si chiama Assange: colpirne uno per educarne 100. Vi dicevo, Assange anni fa, quando era ancora libero, parlando della guerra in Afghanistan, disse: l'obiettivo non è una guerra di successo, ma una guerra infinita, duratura, che possa consentire il passaggio di denari provenienti dalle nostre tasse, o dalle tasse dei cittadini appunto europei e nordamericani, direttamente in quelle che Assange chiamava transnazionali della sicurezza internazionale, coloro che si arricchiscono con le guerre, con il business della ricostruzione, con la vendita di armi, eccetera, eccetera. Il complesso militare industriale, come le chiamava Eisenhower, e le principali fabbriche di armi al mondo sono nordamericane. Lo ricordo sempre, le prime cinque, Raytheon Technologies, anzi la prima Lockheed Martin, General Dynamics, Boeing, Northrop Grumman, sono tutte e cinque nordamericane. La sesta, la Bay System, è britannica. Dunque, tutti i soldi che il congresso statunitense stanzia provengono chiaramente dalle tasse dei cittadini americani, e il 64% di questi denari finisce, secondo un'inchiesta del Wall Street Journal, direttamente appunto all'industria della difesa americana. Una partita di giro: tolgono denari, tra l'altro, ai cittadini, a opere pubbliche importanti, al cosiddetto stato sociale, che in America magari è più debole rispetto ad altri paesi, per farli finire appunto all'interno dell'industria bellica. Quel complesso militare industriale che già Eisenhower, credo fosse il 1963, considerava troppo potente, troppo influente e troppo capace appunto di orientare le scelte politiche del Congresso. Oggi la situazione è peggiorata, perché in più il capitalismo finanziario, che detiene fette importanti di azioni delle principali fabbriche di armi, è ancora più forte, sviluppato, sembra invincibile. BlackRock, che è il principale fondo di investimento al mondo, gestisce un patrimonio di 8 mila miliardi di dollari, quanti il prodotto interno lordo di Germania, Francia e Italia messi assieme. Cioè, pensate alla capacità di influenzare. E per questo l'obiettivo è far durare le guerre, alimentarle, non farle finire. Tanto muoiono gli ucraini, per esempio, tanto muoiono i palestinesi, utilizzati come cavie anche per provare nuove armi prodotte soprattutto dall'industria bellica americana. L'industria bellica israeliana anche è importante, ma i principali aerei che hanno disintegrato la striscia di Gaza vengono prodotti dalla Lockheed Martin, gli F-35, dalla General Dynamics, dalla Boeing, parliamo di F-16, di F-15, Strike Eagle, eccetera, eccetera. Dunque, leggiamo anche la guerra, l'uso strumentale che viene fatto della morte di Navalny. Anche ieri Stoltenberg, qualche giorno fa l'ho detto da Floris Biden, ma ieri Stoltenberg ha detto: il modo migliore per omaggiare Navalny è permettere all'Ucraina di vincere.
Quando io parlo di uso strumentale, in questo caso la morte di Navalny, ecco, tutto questo in realtà nasconde cosa? Un passaggio di denaro proveniente dalle nostre tasse direttamente appunto nel complesso militare industriale, soprattutto americano. Il 64% dei soldi stanziati dagli americani finisce nelle industrie belliche. Non so i soldi stanziati dall'Unione Europea dove finiranno, dove stanno finendo, non lo so. Ovviamente esistono imprese belliche importanti anche europee, ma ripeto, le prime cinque fabbriche di armi al mondo sono tutte cinque nordamericane. Spero di avervi fornito degli elementi, condividete il video. E questi canali stanno crescendo su Facebook, siamo tantissimi, anche se l'algoritmo penalizza le discussioni politiche. Per questo vi chiedo di iscrivervi sempre di più al canale YouTube, dove siamo quasi 240.000 iscritti. È un canale forte che fa numeri superiori a molti programmi televisivi. Parlo del prime time, magari dei programmi della mattina. E è sintomatico, dunque possiamo fare insieme un bel lavoro di controinformazione, ce la metto tutta. Vi abbraccio, domani, appunto venerdì 23, sarò ad Alessandria, al Teatro Alessandrino con Assange, colpirne uno per educarne 100. Il giorno dopo, sabato, sarò sempre ad Alessandria a raccogliere firme con l'associazione Schierarsi per il riconoscimento dello Stato di Palestina, e poi andrò a Milano dove parteciperò alla manifestazione a sostegno del popolo palestinese per chiedere appunto che chiede lo stop al genocidio a Milano, e sarò lì anche a raccogliere le firme, ma poi a manifestare con tutti i manifestanti, persone che non si voltano dall'altra parte di fronte appunto a un chiaro tentativo di pulizia etnica. Ciao a tutti e grazie.